Io mi chiamo Giulia Molinari, sono una studentessa della IPPI, iscritta al quarto anno, che concluderò a breve, a dicembre. Innanzitutto confido di essere piuttosto emozionata nell'essere qua oggi, anche perché quattro anni fa, adesso mi rivolgo a chi si trova un po' nella situazione di decidere se fare una scuola di specializzazione, quale fare, e quindi mi ricordo molto quando anch'io ho partecipato quattro anni fa al mio Open Day qua in AIPPI, e devo dire che ricordo in modo molto vivo la testimonianza della studentessa che c'era quel giorno, e per me era stata una testimonianza molto utile, perché la sentivo, no, proprio un po' più vicina anche allo stato d'animo di chi si trova in quel momento di, appunto, conclusione del percorso magari universitario o comunque di un altro percorso formativo, e uno magari ha tante domande, tanti dubbi, si trova un po' in quell'esperienza, in quel momento della vita in cui si chiede se iniziare una nuova esperienza, con tutte le emozioni intense che almeno io ricordo in quel giorno, dove ero molto curiosa, avevo un sacco di domande, però ero anche un po' preoccupata, no, da questa scelta, se iniziare. E quindi devo dire che quando mi hanno fatto questa proposta di poter un po' raccontare quella che è stata la mia esperienza personale qua in AIPPI, questo mi ha, diciamo, riattivato un po' un sacco di ricordi, mi ha fatto un po' ripensare a questi quattro anni intensi di formazione. E ripensando un po' quando, appunto, dovevo ancora scegliere di iscrivermi a questa scuola, appunto ricordo in modo molto vivo tante emozioni diverse, tanti pensieri diversi che mi attraversavano la mente, e anche il chiedermi un po', cioè il soppesare un po' se imbarcarmi in questa nuova avventura, se correre un po', tra virgolette, il rischio, non sapendo, diciamo, che cosa questa esperienza avrebbe portato con sé. E ora che sono arrivata al quarto anno, devo dire che per me sono molto contenta di aver corso, no, tra virgolette, questo rischio di essermi imbarcata in questa esperienza formativa. Poi pensavo un po' a cosa potervi anche un po' raccontare, dire oggi di questa mia esperienza, e ho pensato un po' che cosa mi aspettavo, no, io nell'iscrivermi alla scuola, e io mi aspettavo appunto una scuola con una formazione rigorosa, una scuola impegnativa. Mi ricordo che ero molto preoccupata, magari dire, ma chissà se uno riuscirà, no, ad affrontare tutto, e invece sono sopravvissuta bene, quindi perché molte volte magari le scuole, no, indirizzo psicoanalitico, che fortunatamente propongono secondo me una formazione rigorosa, tante volte, no, magari si sente dire che richiedono troppo. Io penso che per mia esperienza richiedono quello che è necessario per uscire un po' da questo percorso formativo con diversi strumenti, un po' ben equipaggiati per poter affrontare al meglio, no, si spera, questo lavoro. E poi pensavo un po' che cosa ho trovato qui. Questa scuola credo davvero che favorisca molto un apprendimento, appunto, dall'esperienza. Un apprendimento che però è graduale. Quindi io mi sono sempre sentita accompagnata, guidata in questo lavoro, molto contenuta anche in quelli che sono gli aspetti emotivi intensi che uno prova, no, nel processo di apprendimento. E mi sono sempre sentita appunto contenuta dai seminari svolti a scuola con i docenti, anche molto dal gruppo poi di colleghi, no? Perché credo che l'esperienza anche in gruppo sia anche questa estremamente arricchente, sia come crescita professionale, ma anche proprio a livello umano, secondo me è davvero molto arricchente. Poi gli spazi di supervisione individuali, ma anche quelli di lavoro, appunto, sempre nei gruppi clinici qua a scuola, gli incontri con il tutor,
E quindi devo dire che è un percorso che smuove, no? Tante cose, tante emozioni, ma che secondo me trovano in questa scuola un ottimo, no? Contenitore. Ci sono tanti, tanti momenti in cui, cioè, come posso dire, cioè, non mi sono sentita appunto sola, abbandonata, no? In questo percorso. Poi indubbiamente, secondo me, è una scuola che permette di affinare, no? Quella che è un po' la capacità osservativa, di poter sviluppare questo sguardo, no? Uno sguardo attento, sensibile, non solo, diciamo, riguardo a ciò che è effettivamente, no? Visibile, quindi come dicevamo anche prima, il comportamento, quindi qualcosa proprio un po' più di concreto, di visibile, ma credo molto e soprattutto anche uno sguardo ai processi emotivi dell'altro, ai processi emotivi suscitati in noi dall'incontro con l'altro, quindi un apprendimento che secondo me favorisce il riuscire, diciamo, pian piano, no, nella formazione a sviluppare uno sguardo rivolto all'esterno, ma anche tanto rivolto all'interno. Ricordo, no, all'inizio, poi soprattutto nei seminari osservativi che io ho fatto appunto l'Infant Observation con la dottoressa Gatti, l'intensità, no, di quell'esperienza e quanto davvero l'Infant Observation secondo me sia proprio fondamentale poi anche nel prepararsi al lavoro poi proprio clinico, no, con i pazienti. Perché ricordo che ad esempio per me erano stati appunto 2 anni molto intensi, anche quelli dell'osservazione, dove proprio all'inizio io, come dire, nell'incontro, no, di questo bambino e dello sviluppo della relazione con la sua mamma, tendevo molto a cercare un po', diciamo, delle risposte, no? Già qualcosa che mi togliesse un po' dal trovarmi, osservare una situazione che per me era completamente ovviamente nuova, però forse faticavo un po' a stare un po' in quell'incertezza di chi deve darsi il tempo per poter conoscere, capire quello che sta avvenendo. E credo che questa scuola aiuti molto a tollerare il fatto che non ci sono, diciamo, delle risposte già pronte, no? Un po' delle ricette a cui potersi aggrappare, e che questo sia molto importante poi anche nell'incontro con i pazienti, perché favorisce proprio poi il poter avere un assetto mentale il più possibile aperto all'incontro con l'altro, e credo quindi proprio capace di lasciarsi molto sorprendere, no? Anche meravigliare dall'incontro con il mondo interno dell'altro, con la sua unicità, con la sua complessità. E devo dire che questo aspetto qua, appunto, dopo che sono riuscita pian pianino ad abbandonare un po' il cercare di aggrapparmi o alla teoria o a delle idee già un po' preconcette che avevo nella testa, per me è stato pazzesco proprio, diciamo, il senso di meraviglia, no? E di stupore che anche adesso, alla fine appunto quasi del quarto anno, ho nell'incontro ad esempio anche con i pazienti. E credo che questo appunto sia reso molto possibile, no? Dalle cose che vengono richieste e che offre questa scuola.